Benvenuti al Museo delle Genti d'Abruzzo. La visita tematica di oggi ci porterà alla scoperta di questo splendido territorio in un viaggio lungo all'incirca 8.000 anni. In realtà, in questa sala, prima sala del museo, ci sono testimonianze dell'uomo dal suo primo apparire in Abruzzo, all'incirca 700.000 anni fa. L'uomo in questo periodo è ancora nomade, non ha ancora sperimentato allevamento ed agricoltura e utilizza principalmente la selce, che è un materiale molto tagliente grazie a un'alta percentuale di silicio al suo interno. Quello che ci interessa invece maggiormente è ciò che accade nel momento della rivoluzione neolitica, ovvero quando si passa dal paleolitico al neolitico, perché come possiamo vedere all'interno delle vetrine, ora i materiali sono molti di più, non ci limitiamo solamente alla selce, ma abbiamo per esempio la macina, la falcetta e soprattutto una grande percentuale di argilla, prodotti in argilla. L'invenzione, in realtà, l'utilizzo dell'argilla si ha perché gli uomini del Neolitico si stanziano lungo i corsi d'acqua, si organizzano in villaggi e quindi hanno tempo di sperimentare non solo l'agricoltura e l'allevamento, ma anche l'utilizzo appunto dell'argilla, che è questo materiale che si trova lungo i fiumi. I manufatti che si producono principalmente sono ovviamente vasi, che si producono sia per un uso quotidiano, ma anche per accompagnare i defunti, quindi diventano parte del corredo funebre. Abbiamo quindi un'evoluzione sia per quanto riguarda gli utilizzi, ma anche e soprattutto per la componente estetica. Questo perché? Perché l'uomo del Neolitico comincia a pensare a una decorazione da applicare, da aggiungere a un oggetto che in realtà fa parte del quotidiano. Questo, per esempio, sono dei frammenti di un vaso che ha la particolarità di essere un vaso detto ceramica impressa, perché appunto la decorazione è ancora embrionale, potremmo dire, cioè ci sono delle pizzicature da parte di donne e bambini che fanno appunto rappresentano appunto la parte decorativa, ed è un frammento di ceramica di all'incirca 6.000 anni prima di Cristo. Ovviamente da questo primo approccio all'arte, potremmo dire, alla decorazione, si passa a delle decorazioni un pochino più complesse. In Abruzzo abbiamo in particolare due culture, la cultura di Catignano e la cultura di Ripoli. Sono delle ceramiche particolari perché prevedono una decorazione a linee nere e fasce rosse e sono ovviamente più pulite. Sono anche più lisce, quindi sono meglio lavorate. Queste, per esempio, sono proprio dei reperti che riguardano la cultura di Ripoli. A livello cronologico abbiamo quindi una ceramica impressa, la cultura di Catignano e poi la cultura di Ripoli. Ovviamente non dobbiamo immaginare queste tre fasi come tre fasi distinte, ma a volte queste culture si intrecciano tra di loro, e a conferma di ciò abbiamo qui al centro della sala una vetrina molto interessante che in realtà può rappresentare anche uno dei reperti più importanti dell'intero museo. Sono due sepolture femminili che sono state ritrovate a Villa Badessa e sono appunto dei defunti che sono stati ritrovati in posizione fetale e che hanno un corredo funebre che è fatto appunto di ceramica sia della cultura di Ripoli sia della cultura di Catignano. Con questa vetrina si conclude la parte legata al paleolitico e al neolitico. Passando da questo lato possiamo avvicinarci a quello che è l'età dei metalli, perché ovviamente nel momento in cui l'uomo si passa dal Neolitico all'età dei metalli, l'uomo comincia a lavorare il
metallo, prima il bronzo e poi il ferro, ma non abbandonerà mai l'utilizzo dell'argilla. Argilla che farà parte sia dei corredi funebri, insieme appunto a oggetti in metallo che possono essere armi o monili, ma interessante per esempio è questo reperto, il numero 5, che è un frammento di ricottiera. È interessante perché? Perché ci dice che l'uomo in questo periodo sa già lavorare il latte e produrre il formaggio. Infatti è in questo periodo che abbiamo una grande percentuale di oggetti che fanno parte proprio di questo mondo pastorale. Noi dobbiamo quindi immaginare che la natura dell'uomo in questo periodo è proprio un pastore agricoltore di indole guerriera. Questo è, potremmo dire, l'identikit dell'uomo tra il terzo e il secondo millennio avanti Cristo. Dall'altro lato abbiamo invece delle vetrine che ci portano nel primo millennio avanti Cristo. Qui abbiamo una componente nuova. Sono infatti delle ceramiche che sono in realtà legate ad uno stile etrusco. Che cosa significa? In questo periodo, contemporaneamente all'evoluzione delle popolazioni italiche in Abruzzo, gli etruschi lavorano, diciamo dall'altra parte dell'Appennino, un tipo di ceramica che viene definita bucchero e ha due caratteristiche principali. La prima è che è lavorata al tornio e la seconda è che è di un colore nero. Quindi possiamo vedere che in realtà c'è un contagio culturale tra le popolazioni in Abruzzo e quelle della parte, diciamo, a metà fra la Toscana e il Lazio. Tutto quello che vediamo qui fa parte di corredi funebri di tombe che sono state ritrovate a Torre dei Passeri. Entriamo ora nella sala 2 del museo, che è dedicata al tema delle grotte e della spiritualità. Questo perché? Perché le grotte sono un luogo presente appunto in Abruzzo, data la presenza delle due grandi montagne che sono la Maiella e il Gran Sasso, ma in particolare la Maiella, che sono sempre state utilizzate nel corso dei secoli e che hanno dato l'idea di continuità di utilizzo delle grotte, poi vedremo anche di motivi decorativi, ma anche di oggetti che sono stati utilizzati nel corso dei secoli. In questo caso parliamo della grotta, che è in realtà una ricostruzione di una grotta che è presente a Bolognano, si chiama la Grotta dei Piccioni, ed è caratteristica perché ci racconta della storia dell'uomo attraverso dei manufatti, in argilla appunto, a partire dal Neolitico fino all'età del bronzo. In particolare, se nel Paleolitico le grotte hanno rappresentato dei rifugi temporanei, perché parliamo appunto di popolazioni nomadi, nel Neolitico invece le grotte hanno un significato diverso, un significato sacrale. Noi dobbiamo comunque immaginare delle popolazioni che, è vero, che cominciano a diventare sedentarie, che appunto si organizzano in villaggi e che cominciano anche a pensare alla componente sacra. Sono persone che hanno a che fare tutti i giorni con la realtà circostante, in continua sperimentazione, quindi non dobbiamo sorprenderci se per loro la grotta può rappresentare un collegamento diretto con la madre terra. Tant'è vero che è proprio all'interno delle grotte che avvengono tutti i riti principali. Ad esempio qui abbiamo la ricostruzione di alcuni riti propiziatori e di ringraziamento e alcune statuette che sono state ritrovate nella grotta continenza di Trasacco, che riguardano appunto delle offerte votive, e queste sono del periodo italico-romano. Ma parlando della Grotta dei Piccioni di Bolognano, spostiamoci da quest'altro lato, perché è qui che sono conservati tutti i reperti che riguardano appunto la lettura a più livelli di questa grotta.
Partendo dal livello più antico, abbiamo appunto la ceramica impressa che abbiamo visto nella sala 1, passando poi per la ceramica di Ripoli e di Catignano, ed infine tutti gli oggetti che hanno a che vedere con la fase dell'età del bronzo. La sala 3 è dedicata al concetto di continuità, sia dei riti sacri, sia della cultura materiale in Abruzzo. In particolare vorrei soffermarmi su un oggetto per ogni vetrina qui esposta che ci racconta appunto questa idea di continuità, legata ovviamente al tema dell'argilla. Nella prima vetrina, come possiamo vedere, c'è la presenza di un trapano a volano. Questo trapano a volano, che è stato utilizzato in realtà dai pastori fino agli anni 50 del Novecento, è stato inventato dall'uomo già nel Neolitico. Tanto è vero che qui possiamo vedere sia dei frammenti di ceramica dell'epoca del Neolitico, sia dei frammenti più moderni che sono stati in entrambi i casi forati attraverso l'utilizzo di questo trapano a volano. Il trapano a volano che cosa fa? Permette, attraverso un'azione meccanica, di poter creare dei buchi all'interno della ceramica. Ceramica che magari è rotta e deve essere ricostruita. Quindi possiamo immaginare non solo il concetto tipico della cultura abruzzese dove nulla si butta e tutto si ripara e si autoproduce, ma anche appunto l'idea di utilizzo nel corso dei secoli, dei millenni, di oggetti semplici come questo. Nella seconda vetrina invece è assurdo pensare come in realtà si possano addensare millenni di storia in una sola vetrina e semplicemente con l'utilizzo di oggetti molto semplici, come in questo caso delle lucerne. Perché si scelgono delle lucerne? Perché in realtà qui abbiamo delle espressioni che riguardano epoche anche molto distanti tra loro. Abbiamo per esempio una lucerna di epoca romana, una del Medioevo e una più contemporanea, che ci fanno vedere come in realtà abbiamo una continuità nell'utilizzo non solo del materiale, in questo caso appunto terracotta, ma anche della tecnica alla base, cioè del concetto alla base. In questo caso noi sappiamo che le lucerne, in realtà le prime attestazioni si hanno nel Mesolitico, che è praticamente la fase precedente al Neolitico, che si frappone tra il Paleolitico e il Neolitico. E l'idea era semplicemente un contenitore che potesse conservare l'olio ed uno stoppino che ovviamente in epoca romana e medievale derivava da una fibra naturale e che successivamente è stata ovviamente sostituita con delle fibre moderne. Nell'ultima vetrina invece diamo un'occhiata a questi che sono degli ex voto. Abbiamo visto in realtà delle statuette votive nella sala precedente e il concetto è più o meno simile, sono comunque delle offerte che si fanno ad una divinità. In questo caso sono degli oggetti antropomorfi, quindi hanno delle fattezze che sono legate ovviamente a delle parti anatomiche, sono fatte ovviamente in terracotta ed si usava già in realtà in epoca romana. Qui abbiamo per esempio un frammento, si usava già in epoca romana appunto donare, fare offerta di questi oggetti ad una divinità che magari poteva aiutare una persona a guarire magari proprio nella parte anatomica interessata, o che già aveva ricevuto una grazia. Questa è una cosa che i pellegrini fanno ancora oggi, per esempio nei tanti santuari che sono presenti in Abruzzo, santuari ma soprattutto eremi, perché l'Abruzzo è detta anche la terra degli eremi, ce ne sono più di 100. Queste invece sono delle antefisse, cioè sono degli oggetti sempre in terracotta che venivano posti fuori dalle case, comunque fuori dagli edifici sacri, ed erano ovviamente delle maschere che avevano una valenza magico-protettiva. Le prossime sale sono le sale dedicate al tema della pastorizia.
In questa sala in particolare sono conservati degli oggetti dell'artigianato artistico prodotto da questi pastori. Sono comunque degli oggetti abbastanza recenti che appartengono all'ultimo secolo. Evidente perché si tratta comunque di oggetti in legno e il legno è un materiale deperibile. Noi sappiamo però che i pastori dell'età del bronzo lavoravano con la stessa tecnica e con gli stessi decori anche degli oggetti in argilla. Quindi anche in questo caso sottolineiamo un concetto che è quello di continuità legato appunto sia alla tecnica che ai motivi decorativi. Un altro aspetto interessante legato alla pastorizia è anche l'utilizzo ancora oggi di oggetti in terracotta, ovviamente una terracotta lavorata in maniera diversa, parliamo di una terracotta smaltata, per la produzione, la lavorazione del latte, la produzione del formaggio. Come abbiamo visto nella prima sala, una prima ricottiera l'avevamo già nella prima età dei metalli. In realtà questi sono oggetti un pochino più recenti, anche questi appartengono all'ultimo secolo, al secolo scorso, e sono appunto dei colatoi per la ricotta. Sono oggetti molto semplici che si vanno ad aggiungere ad altri tipi di oggetti che sono ovviamente in legno. Questa sala è legata alle attività stagionali dei nostri contadini. E in particolare in questa vetrina possiamo ammirare tutta una serie di contenitori che erano legati alla produzione delle conserve. Come possiamo vedere sono contenitori di vario tipo perché ad ogni tipologia di contenitore corrisponde un contenuto. Per esempio questi vasi che sono senza manici e con il collo largo sono perfetti per la conservazione dei grassi, come per esempio il burro, mentre questi altri contenitori qui sotto sono destinati alla conservazione delle olive. Le olive che venivano, in realtà potevano essere trattate sia con la cenere e il sale, perché la cenere contiene soda, oppure essiccate al sole e poi messe sotto olio. Le attività di conservazione degli alimenti sono attività molto importanti per la nostra tradizione, ce ne sono di vario tipo. Abbiamo per esempio la produzione della marmellata definita scrucchiata, perché è un tipo di marmellata fatta con uva di Montepulciano e scrucchiata attraverso appunto la pulizia manuale, la separazione manuale del chicco dalla buccia. Ma ci sono alcune zone dell'entroterra dove per esempio si produce il miele, lo zafferano, soprattutto nella zona dell'Aquilano, e quindi anche in questo caso ad ogni contenitore corrisponde appunto il contenuto. È interessante notare come in realtà l'argilla non sia, l'argilla e la ceramica, la terracotta, non siano utilizzati solo nel contesto della cucina, ma i nostri contadini e contadine li utilizzavano anche per altri scopi. In questo caso, per esempio, abbiamo delle tavole per lavare i panni, e ce ne sono di diverso tipo, potevano essere in pietra, in legno o appunto in terracotta. Quelle in terracotta sono particolari perché? Perché essendo un materiale molto elastico prima della cottura permetteva una più facile decorazione che poteva essere impressa oppure disegnata direttamente con un punteruolo. E anche in questo caso è molto importante notare il tipo di decorazione, è sempre una decorazione simbolica, i simboli sono ricorrenti, possono essere simboli solari, possono essere appunto dei cuori, dei cerchi, hanno sempre un significato di tipo simbolico. Questo ovviamente ci conferma un tipo di cultura che è molto molto legata ai simboli, anche negli oggetti di uso quotidiano. Il nostro viaggio alla scoperta dell'Abruzzo attraverso i suoi manufatti si conclude con l'ultima sala del museo, che è una sala appunto dedicata alla ceramica e alla maiolica. Questa produzione artigianale, ma direi proprio artistica, è molto importante per il nostro territorio perché ne ha segnato il successo anche a livello economico. Le prime attestazioni di produzione di ceramica, soprattutto nell'area di Castelli, si hanno intorno al XIII secolo.
È un tipo di ceramica ingobbiata e invetriata che appunto presenta una patina bianca sulla quale poi viene graffiata la decorazione che viene poi dipinta e coperta da una vetrina trasparente. Successivamente, nel Cinquecento, si comincerà a produrre la maiolica. La maiolica è una tecnica un pochino differente, che in realtà è di derivazione islamica e che verrà poi importata in Europa e sarà prodotta sia in Spagna che in Italia. E in Italia avrà terreno fertile proprio nella zona di Castelli. Tant'è vero che a Castelli esiste, per esempio, una chiesa, che è la chiesa di San Donato. Qui abbiamo la riproduzione del soffitto maiolicato, che appunto è presenta un soffitto interamente maiolicato ed è per questo che è stata definita la Sistina della Maiolica. Castelli è sicuramente uno dei centri principali di produzione della ceramica, ma non è l'unico, perché in Abruzzo ce ne sono nate diverse città della ceramica. Abbiamo per esempio Atri, soprattutto per quanto riguarda l'Alto Medioevo, ma anche Torre dei Passeri è diventata molto famosa per la produzione della ceramica tra il 600 e il 700, come tra 800 e il 900 sono diventati importanti centri ceramici anche Rapino e Pescara. Ma tornando a Castelli, che è il nostro punto di riferimento soprattutto per il fatto che è riuscito a conservare questa tradizione nel corso dei secoli, ancora oggi esistono delle botteghe che ne producono, producono questi manufatti, possiamo dire che il successo di Castelli comincia con la bottega Pompei. Siamo nel Cinquecento e una delle produzioni più di successo è quella delle ceramiche, delle maioliche, definite Orsini Colonna. È un nome un po' particolare che deriva da uno degli oggetti conservati nel British Museum a Londra. È appunto un oggetto in maiolica che riporta un orso abbracciato ad una colonna, che sono l'emblema rispettivamente della casata Orsini e della casata Colonna, da qui appunto il nome di questo stile, che sarà esportato in tutta Europa, ma non solo, tant'è vero che non dobbiamo sorprenderci se questo tipo di produzione lo ritroviamo nei più famosi musei del mondo. Nel 600 c'è un piccolo cambio di stile, perché ovviamente lo stile si adatta al gusto dell'epoca, e a modificare lo stile e a crearne una corrente totalmente nuova è sicuramente Grue. Anche lui è un artigiano di Castelli che utilizza una tavolozza fatta di colori autunnali. Abbiamo, ecco, un giallo scuro, il verde, il blu. Sono dei colori che sono tipici di questa maiolica definita istoriata, una maiolica istoriata castellana. Nel Settecento poi ci sarà un calo della produzione della ceramica dovuto all'invenzione della porcellana. La porcellana quindi porterà una leggera crisi nella produzione della ceramica, che avrà un calo sia a livello quantitativo che qualitativo, soprattutto per quanto riguarda la decorazione, che adesso è meno curata, più veloce e sicuramente più legata a oggetti di uso comune, quotidiano. Sarà tra l'Ottocento e il Novecento che avremo una grande ripresa, soprattutto nelle zone di Rapino e Pescara, di produzione di una ceramica che in realtà, anche in questo caso, è a scopo prettamente decorativo, perché se è vero che nelle sale precedenti abbiamo parlato della ceramica sotto il profilo archeologico e poi il profilo domestico, in Abruzzo abbiamo una grande quantità di ceramica che veniva prodotta per il semplice gusto estetico. Lo stesso Grue produceva dei piatti o delle formelle che servivano per essere appese, quindi per uno scopo prettamente decorativo. La stessa cosa per quanto riguarda le maioliche nella bottega dei Cascella.
qui a Pescara esiste un museo, il Museo Cascella, che in realtà è l'ex stabilimento cromolitografico fondato da Basilio, dove appunto Basilio e i suoi figli Tommaso, Michele e Gioacchino per un periodo della loro vita produrranno una grande quantità di queste maioliche a scopo decorativo. Il nostro viaggio quindi si conclude qui. Il prossimo appuntamento è proprio il Museo Cascella, dove appunto parleremo di questa straordinaria famiglia di artisti e anche della loro produzione appunto legata alla maiolica.